Riprende la corsa della studentesca Vivere e Viaggiare Licata che, come da pronostico, supera al Pallafragapane la Vigor Santa Croce Camerina, 74-55 il punteggio finale, e riscatta la battuta d'arresto di Capo d'Orlando. Partita equilibrata di fatto solo nel primo quarto, con una leggera supremazia ospite. Poi però è solo studentesca. Per i padroni di casa, altra buona prova in cabina di regia del nuovo arrivato, il serbo Stanic. Top scorer tra le fila gialloblu, l'americano Bush. Vittoria arrivata al termine di una settimana difficile, come evidenziato da coach Ettore Castorina. Questa non è stata una settimana facile dal punto di vista degli allenamenti, perché abbiamo dovuto smaltire questi infortuni. Tra l'altro siamo ancora senza Pasquale Crucitti, che sta cercando di riprendere, speriamo di averlo sabato a Catania. In ogni caso, la squadra ieri ha tenuto discretamente bene il campo, hanno giocato tutti quanti, quindi questa è la cosa che mi fa più piacere, perché tutti hanno dimostrato di essere integrati nel gioco, insomma, di non la squadra che non ha praticamente cadute di tensione nel momento in cui subentra qualcuno delle seconde linee nelle rotazioni. Il tecnico ligatese è poi tornato sulla sconfitta di 7 giorni fa a Capo d'Orlando, dove a pesare sono stati anche gli infortuni. La partita di Capo d'Orlando sì, ci ha visto soccombere sotto il profilo dei punti e come sconfitta, però dobbiamo ricordare che noi a Capo d'Orlando alla fine eravamo con 3 titolari, perché avevamo fuori per infortunio Caiola Gaspare, Buscio nel terzo quarto ha avuto una contrattura, Emanuele Caiola non ha potuto giocare per un'infrazione al mignolo della mano destra, quindi abbiamo giocato con la seconda in classifica praticamente con 4 quinti del quintetto titolare e poi per 3 quinti, e quindi la squadra ha tenuto veramente il campo con grande orgoglio e determinazione.